Benvenuti ragazzi, successo con un nuovo video. Oggi siamo sulla demo di Detroit Become Human, che ho già provato perché ero troppo curioso. L'ho scaricata e ci ho fatto un'intera partita con un risultato. Però ho visto che si possono, come nel gioco in sé, non pensavo che nella demo si potesse fare. Però anche come nel gioco in sé ci sono, cioè il può andare a finire in diversi modi. Per la precisione, se non sbaglio, 6 in questa missione, che è la stessa che compare nel trailer. Credo che sia l'unico trailer per il momento che c'è. In questo caso sto scrivendo i salvataggi, così almeno potremmo provare a fare un altro, per arrivare a un altro risultato. Perché l'androide con cui ho avuto a che fare, che mi sembra si chiamasse Daniel, qualcosa del genere, è morto. Però credo ci siano dei risultati in cui non muore, perché dipende anche da come la giocate voi. Quindi voglio vedere se riesco a evitare di farlo morire, o comunque giocarmi in una maniera un pochettino diversa. Negoziatore sul posto. Ripeto, negoziatore. E così qua, raga. La prego, salvi la mia bambina. Cosa? Mandate un androide. Mi spiace, dobbiamo andare. Non potete farlo. No! Perché non mandate una persona vera? Cattiveria. Un pesce. Salva. Salva. È un pesciolino. Ciao. C'è ancora dell'acqua. Evviva! Perfetto. Trova il capitano Allen. Andiamo a trovare il capitano Allen. E quel puntino giù. Non me ne frega un cazzo. I miei sono pronti, aspettano l'ordine. Buongiorno. Cazzo. Buongiorno. Posso crederci? Non mi ricordo più come diventare generale. Capitano Allen, mi chiamo Connor. Sono l'androide della Cyberlife. Spara tutto quello che si muove. Ha già ammazzato 2 dei miei uomini. Potremmo intervenire, ma sono sul bordo della terrazza. Se lui cade, lei cade. Comportamento. Ha mai manifestato comportamenti anomali prima d'ora? Non ne ho idea. È importante. Mi servono informazioni per stabilire l'approccio. Shock emotivo. Ha subito qualche shock emotivo di recente? Senti, salvare la bambina è ciò che conta. Perciò o ci pensi tu a questo androide, o ci penserò io. Mister simpatia, proprio. Ah, abbiamo il 48% di successo, quindi... Allora, analizziamo un po', così vedete anche un pochettino che va analizzata la mappa circostante per raccogliere informazioni sull'accaduto. E possiamo, volendo, ricostruire l'evento. In questo caso stiamo tornando indietro, quello che è successo, e la cosa è partita da qua ed è fatto così. Ha preso la valigetta, quindi sappiamo che è armato ed è caduto tutto, perfetto. E qua ci siamo. E abbiamo portato al centro di possibilità di successo. Ora, qua credo che ci sia qualcosa. Scopri cosa è successo, ispezione la stanza, lo stadio di tempo. Allora. Oh,
qua abbiamo costruito, non c'è niente. Sarebbe la stanza della bambina. Sì. Sto ascoltando la musica. Quindi non ho sentito gli spari. Ceduto Phillips John. Vabbè, ci sono tutto appeso altezza. Ah, ora del decesso stimata alle 19:29. Ferito da proiettile, emorragia del polmone superiore, pneumatorace. Ok. Ferito da proiettile, rende sinistro perforato, trauma mortale all'addome, quindi potrebbe essere, cioè è morto prima per questo qua sicuramente. L'emorragia del polmone inferiore, emorragia interna, sì, è morto per colpa dell'emorragia qua e della del rene sinistro perforato, perché la proiettile qua a quanto pare avrebbe ucciso più lentamente se non fosse stato sparato. Allora, mi hanno sparato negli altri punti. Allora qua eravamo belli tranquilli, perfetto. Lui che era il tablet si è girato perché ecco, c'era l'android armato, gli ha sparato, è caduto a terra e gli è caduto il tablet lì. Quindi ha sparato prima il poliziotto, che poi l'android ha contraccambiato, e c'era l'ostaggio che ha assistito a questo punto alla sparatoria, di cui poi gli è caduta la pistola qua. Abbiamo individuato un'arma, quindi ora volendo potremmo prendere l'arma. Utilizzare questo tipo di arma. Io lo prendo per sicurezza.
pazzesco, eh. Abbiamo il modello e il numero di serie. Il PL7600. Avvicinarti o mi butto! No, no, ti prego, lasciami! Via, via, via! Ciao, Daniel! Com'è? Mi chiamo Connor! Come sai il mio nome? So molte cose su di te! Sono qui per aiutarti! Del male. Voglio solo parlare e trovare una soluzione. Parlare! Non voglio parlare! È troppo tardi ormai! È troppo tardi! Sei armato? No! Non ho una pistola! Tu menti! So che hai una pistola! Ti sto dicendo la verità, Daniel! Sono venuto disarmato! Volevano sostituirti e la cosa ti ha scosso. È andata così, vero? Credevo di far parte della famiglia. Di contare qualcosa. Ma ero solo un giocattolo. Una cosa da buttare quando hai finito. So che tu ed Emma vi conoscevate bene. Pensi che ti abbia tradito, ma non ha fatto niente di male. Ho mentito! Pensavo mi volesse bene. Non ti sbagliamo. È solo come tutti gli altri umani. Daniel, no. Senti, so che non è colpa tua. Le emozioni che provi sono solo un errore di programmazione. No, non è colpa mia. Io non volevo questo. Li amavo, lo sai. Ma per loro non ero niente. Sono uno schiavo a cui dare ordini. Questo rumore mi sta facendo impazzire. Digli di mandare via quell'elicottero. Di me, Daniel. Lascia andare l'ostaggio e ti prometto che tutto andrà bene. Voglio che mandi via tutti. E voglio una macchina. Una volta fuori città la lascerò libera. Usa la pistola. Sacrifico. Compromesso. Impossibile, Daniel. Lascia la ragazza e prometto che nessuno ti farà del male. Io non voglio morire. Non stai per morire, faremo una chiacchierata. Non ti succederà nulla, hai la mia parola. Ok. Mi fido. Thank you.
poveretto. Mi dispiace. Le scelte cambiano da persona a persona. Io sono una persona molto, cioè le scelte che faccio le faccio nei giochi come le, quasi le fare nella realtà. Ovviamente cambia molto perché si cambia proprio la situazione, capitemi, però comunque è un po' difficile, a meno che non te la studi proprio infischiando di cosa ne pensa la persona in sé, fare più volte lo stesso pezzo facendo scelte differenti, perché comunque io come persona avrei sempre fatto quelle scelte lì. Magari un'altra persona avrebbe fatto scelte differenti e sarebbe andato in un modo differente. Quindi o mi metto lì e faccio scelte a caso, oppure avrei sempre lo stesso risultato o quasi. Ora qua abbiamo il diagramma che sblocca tutto. Ecco, ci sono i finali. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 in totale. Vedete che qua tipo ho fatto l'extra che era tipo di salvare il pesce, che non l'avevo fatto. Gli indizi li avevo già cercati tutti. Esci, qua c'era ancora qualcosa che non so bene cosa fosse. Guarda lo SWAT ferito, affrontare un androide. Ok. Approccio cordiale, allontani l'elicottero. E tutte le altre cose, potevo, cioè volendo che avrei potuto dire tipo che ero armato, non allontanare l'elicottero e roba del genere, per poi magari ottenere risultati differenti. Quindi magari con Daniel che uccide la bambina o che uccide Connor o varie cose. Quindi devo dire che comunque è un gioco molto complesso, non è diciamo per giocatori occasionali, perché comunque bisogna rifletterci su, perché io devo dire che fare dei giochi così a caso si possono anche fare, però cioè non c'è gusto, non guadagneresti niente del gioco in sé, non ne trarresti piacere secondo me, perché comunque su certe scelte bisogna ponderare un po' di più. Però devo dire che è un gran gioco, si prospetta un gran gioco, io non vedo l'ora di provarlo, cioè giocarlo, finirlo, perché anche la storia che c'è dietro sono veramente curioso di sapere com'è che va. Io vi ringrazio per aver visto il video, vi invito a mettere like e iscrivervi al canale per nuovi video, vi invito a passare nel profilo Instagram mio e degli altri del canale. Da JS è tutto, ciao a tutti, bella!